Beh, dai, era impossibile non riconoscere il delicatissimo Sausage Legend. Il Poke Gabri è stato il più rapido di tutti a scriverlo correttamente. A volte le risposte più semplici sono quelle più sbagliate di tutte, e non so perché un 2 salsiccia mi ha fatto ridere più del dovuto. Anche perché mi immagino i magazzini Nintendo pieni di scatoloni di sta roba e nessuno sa cosa farci. Altro che Everybody's Want to Switch. Va bene, andiamo oltre e speriamo di non venir bannati. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Amen. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi intrinsechi. Perdono. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo di un leak clamoroso di un potenziale arrivo di Final Fantasy su Switch e non solo. Di Sony che sembra intenzionata a proporre un nuovo controller per PlayStation 5 e anche dei primi dettagli riguardanti il Prime Day 2022. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a ripassare la grammatica italiana e poi a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle protifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, il link li trovate in descrizione, iniziamo! Bene dai, partiamo con qualche notizia al volo, anzi più che altro vorrei fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda le uscite su Switch di questo periodo, perché secondo me è facile dimenticarsi qualcosa per strada. È vero, tutti i riflettori sono puntati su Shredder's Revenge e vi ricordo che il titolo è già disponibile anche sul Game Pass, ma non dimentichiamoci che oggi è stato pubblicato anche Neon White, un particolare ibrido tra un FPS e un platform in 3D basato su un sistema di carte che sta raccogliendo votoni un po' ovunque. Io sono stracurioso di provarlo. E poi, vi ricordavate che domani uscirà Omori? Ecco, io me lo ero completamente dimenticato, ma l'RPG indie horror che ha conquistato il cuore di tantissimi giocatori arriverà finalmente anche su console ibrida il 17 al prezzo di 25€, e questo me lo avete consigliato praticamente tutti quanti. A fine mese invece è il turno di un altro titolo di cui mi ero completamente dimenticato, però non è proprio colpa mia, anche perché lo avevano annunciato la prima volta nel 2017. Sto parlando del prequel di The Binding of Isaac, ovvero The Legend of Bumbo. Lo stile inconfondibile è quello delle creature di Edmund Macmillan, ma questa volta il titolo sarà una sorta di puzzle game con tanti elementi roguelike. Chissà cosa ne uscirà fuori. Poi sì, siamo un po' in ritardo, ma sempre meglio tardi che mai. Il 12 luglio arriverà su Switch il Metroidvania Feast, che non sembra aver ricevuto particolari downgrade grafici rispetto alle versioni su altre piattaforme. Il genere lo adoro, e poi Feast sembra avere tanto stile da vendere. Anche questo per me si tratta di un titolo quasi imperdibile. E voi poracci recupererete qualcuno di questi giochi? E chiuderei questa prima parte del TG Poro con un angolino dedicato a Sonic Frontiers, il titolo più discusso del momento. Durante l'ennesima intervista esclusiva rilasciata da IGN, il director del titolo, Morio Shishimoto, ha dichiarato che la longevità complessiva del gioco si attesterà intorno alle 20-30 ore, mentre i completisti potranno tranquillamente raggiungere le 60 ore complessive nel tentativo di scoprire tutto quello che il gioco ha da offrire. Un'altra dichiarazione molto ambiziosa che stride un po' con quanto mostrato fino ad ora, non trovate? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Vi ricordo ancora una volta che questa sera, anzi questa notte, a mezzanotte, ci sarà la stream celebrativa dedicata ai 25 anni di Final Fantasy VII. Ne abbiamo già parlato, la stream durerà solamente 10 minuti, ma è stata la Square stessa ad alzare enormemente le aspettative, invitando addirittura tutti i content creator a ristreamare l'evento. Ecco, ora molto probabilmente abbiamo un leak che ha svelato tutto quello che ci attende in questa presentazione. Se non volete rovinarvi la sorpresa, passate subito al capitolo successivo. Vi do 3 secondi. Poro 1, Poro 2, Poro 3. Spoiler! Prima le cose importanti. A mettere in circolo questo rumor ci ha pensato The Snitch. Mai nome fu più appropriato, ovvero lo stesso utente che poche ore prima della conferenza Xbox aveva preannunciato l'arrivo di Silksong al Day One sul Game Pass. Quindi, ecco, si tratta di una fonte molto affidabile.
Però il post su Twitter, per quanto esplicito, lascia lo spazio a due possibili interpretazioni. Vedete, c'è questa foto di Final Fantasy VII Remake, con Zack in bella mostra, e il testo presenta solo 4 emoji colorate, ma è chiaro che queste rappresentano le 3 piattaforme videoludiche principali e anche l'ecosistema PC. L'ipotesi numero 1 è che potrebbe essere finalmente scaduto il contratto di esclusività tra Sony e Square Enix, e Final Fantasy VII Remake potrebbe finalmente essere pronta ad approdare anche su altri hardware. Ma parliamoci chiaramente, la presenza di Switch rende molto improbabile un porting su console ibrida, a meno che non si tratti di una versione in cloud. Che ok, per Final Fantasy VII sarebbe tematicamente perfetto, ma abbiamo visto tutti quanti come funziona per ora la tecnologia su Switch. La seconda ipotesi invece, e anche quella più probabile, è che Square abbia deciso di rispolverare Crisis Core, lo spin-off di Final Fantasy VII uscito esclusivamente su PSP. Si tratta di un prequel diretto dell'episodio uscito su PS1, aveva come protagonista Zack, da qui il senso dell'immagine, e visto la piega che ha preso la narrativa del remake, direi che a questo punto Crisis Core assume un ruolo ancora più centrale all'interno della nuova timeline. Poi insomma, come operazione di riproposizione, entrerebbe perfettamente nel filone di tutti quei titoli che Square ha deciso di tirare fuori dal cavò. Speriamo solo che in questo caso si tratti di un porting fatto come si deve. Io ho bellissimi ricordi legati a questo titolo, giocare su console portatile un JRPG del genere era un vero sogno all'epoca, anche se effettivamente aveva tanti limiti strutturali. Voi lo avete mai giocato? Vi farebbe piacere riscoprire questa parte dell'universo narrativo di Final Fantasy VII dimenticata da tempo? Ma ora passiamo dalle parti di Sony, perché sembrerebbe che l'azienda potrebbe non aver finito con gli annunci per quest'estate. E lo State of Play di qualche settimana fa in realtà sarebbe solo un antipasto di quello che ci attende. A dare il via ai rumor è stato l'insider Tom Henderson in un articolo pubblicato su Triad Guides. Secondo Henderson, molte fonti gli avrebbero confermato che l'azienda avrebbe in programma una nuova presentazione per la fine del mese, dove all'interno verrà presentato anche un nuovo controller, la versione Pro del DualSense. Sony non è estranea a esperimenti del genere, ricordo abbastanza recentemente l'idea di presentare una periferica per il DualShock 4 per aggiungere i back buttons poi con un LCD da veri pro, ma secondo Henderson questo nuovo DualSense sarebbe una revisione totale dell'hardware del controller. Tra le tante feature presenterebbe anche degli stick analogici completamente rimovibili, così da poter essere sostituiti con estrema semplicità. E se ci pensate, questa è la soluzione migliore per risolvere il problema del drift senza inventarsi ingegneri o senza il bisogno di rivolgersi all'assistenza clienti. Si tratterà insomma di un controller pro a tutti gli effetti, con tasti aggiuntivi, grip migliorati e tutte quelle cose che fanno la felicità degli hardcore gamer. E a questo punto possiamo anche iniziare a unire i puntini. Con God of War Ragnarok, che ancora deve essere confermato per il 2022, Sony potrebbe sfruttare l'occasione per prendere due piccioni con una fava. In molti infatti stanno ipotizzando l'arrivo di un PlayStation Showcase per fine giugno, dove tra gli argomenti più importanti ci saranno questo nuovo controller e anche la conferma di Ragnarok per novembre. Secondo voi, poracci, ci sarà veramente un evento del genere? E chiudiamo con una notizia che in realtà ci tornerà utile fra un po', ma è sempre meglio prepararsi con anticipo. Abbiamo infatti le prime informazioni legate al Prime Day 2022 e soprattutto le iniziative riguardanti Prime Gaming. Quest'anno l'evento ricco di sconti ed offerte si terrà il 12 e il 13 luglio. Mi raccomando, entrate nel gruppo delle offerte poracce perché lì vi segnalerò in modo tempestivo tutte le migliori offerte in corso. Ma non bisogna dimenticarsi che l'offerta di Prime si estende anche al mondo del gaming. Se è vero che ogni mese vengono offerti dei titoli da riscattare gratuitamente agli abbonati al servizio, durante i due giorni del Prime Day saranno messe a disposizione delle vere e proprie bombe, tra cui spicca la Mass Effect Legendary Edition, trilogia veramente imperdibile. Inoltre però sarà anche possibile riscattare ben 25 titoli tra classici e giochi indie, che saranno messi a disposizione a partire dal 21 giugno, quindi dalla settimana prossima. Insomma, per il prossimo mese state molto attenti a quello che mette in offerta Amazon, perché tra giochi regalati agli abbonati e titoli in sconto si riusciranno sicuramente a fare degli ottimi affari. Affari poracci! Al 100%. E questo voracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a fra pochissimo alle 22 sul sito Viola per una live a tema Shredder's Revenge, ma anche Final Fantasy VII, oppure a domani ovviamente con un nuovo video. Voi in ogni caso fate 3 cose fondamentali: riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Final, Michele Fantasy, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di
condividi o ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Per scoppiare tutto, la luce traballa, mo mi scoppia in faccia.